Oggi vi proponiamo un video diverso dal solito. Infatti oggi portiamo sul canale un video di una chiacchierata tra me e Arduino della situazione della borsa italiana. Quindi parleremo di FTSE MIB e parleremo dei principali titoli del FTSE MIB. Quindi vedremo insieme qual è la situazione, quali potrebbero essere gli sviluppi. Vedremo insieme anche un po' l'aspetto fondamentale, ovviamente l'aspetto di price action e tante altre cose interessanti. Quindi vi auguro una buona visione, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano questi temi, quindi la price action, l'imparare la price action, la borsa, gli investimenti, il trading, eccetera, eccetera. E detto questo, possiamo procedere. Ciao Sasha, come stai? Ciao Ardu, tutto bene, grazie, tu? Molto molto bene, oggi mi sa che ci divertiamo a guardare un po' di azioni insieme, che ne dici? Assolutamente, assolutamente. E mi dicevi che volevi guardare il FTSE MIB? Sì, io ho un'idea, infatti, avrei voglia di vedere un po' il FTSE MIB con te e insieme a te ragionare magari riguardo appunto a cosa potremmo aspettarci dal FTSE MIB e magari guardando quelle due, tre, quattro titoli principali a livello di capitalizzazione, come sono impostati, e magari capire se potrebbe essere un momento buono per magari investire sul MIB, quindi sul, diciamo, l'aggregato azionario italiano, o se magari adesso è ancora il momento di attendere. Questo te lo dico, Sasha, perché sappiamo che negli ultimi mesi, diciamo che l'Italia a livello di borsa è andata su dei livelli interessanti che non si vedevano da tempo, no? Sopra i 24.000. Sì. Quindi mi piacerebbe fare questa chiacchierata con te riguardante questo argomento. Che ne dici? Molto volentieri, sì, sì. In effetti FTSE MIB è uno degli indici più interessanti in questo periodo. Sì, infatti, andiamo a vederlo insieme. Guarda qua, facciamo così. Questo è quello che vedo. Qui non abbiamo neanche tanto storico. Aspetta che prendo l'altra piattaforma. Eccolo qua. Faccio così. E voglio andare a vedere il mensile con te. Ecco, quello che si nota... prendiamo proprio gli ultimi quasi 15 anni, cioè l'indice italiano da dei picchi a quasi 50.000 praticamente è andato a 13.000, 12.000, 3. E praticamente era da tempo, dall'anno scorso, che era andato a ritestare certe zone, ma era da, in realtà, vediamo un po', 2008, agosto 2008, quindi praticamente l'estate del 2008, adesso siamo nell'estate del 2021, che questo nostro comparto azionario italiano principale, l'indice MIB 40, non andava a chiudere dei mesi sopra i 24.000, no? Ecco perché vorrei vedere con te, che credo che comunque possa essere interessante anche per chi ci segue sul canale, magari dare una nostra view non solo dedicata alla price action sull'indice, ma magari guardando anche quali sono i titoli più importanti a livello proprio di capitalizzazione dell'indice e vedere un po' se in effetti potremo attenderci qualche ritorno dei compratori ancora o magari un po' di ritracciamento, perché in effetti tutta questa zona qua, no, la prendo qua in blu, per questa qua si nota bene come siamo sopra da 1, 2, 3, questo sarebbe il quarto mese, siamo al 23 di giugno che stiamo registrando, questo video uscirà tra qualche giorno, ma comunque siamo sempre intorno a fine giugno, bene o male stiamo praticamente a 4 mesi sopra questi livelli, quindi sembra un breakout. Assolutamente, molto interessante. Tra l'altro è possibile che nel prossimo futuro, meglio nei prossimi mesi, prossime settimane, davvero se ci dovesse essere un ritracciamento lieve potrebbe partire una dinamica potenzialmente interessante long, proprio appoggiandosi su quei livelli dove precedentemente il prezzo veniva respinto al ribasso. Sì, infatti guarda, con te vediamo un attimo come è impostato sul settimanale. Ma quello che vediamo no, è il fatto che ci sono stati dei pullback, diciamo, direi di peso poco rilevante, comunque dei classici pullback. Anche quello dell'ultima settimana, la settimana scorsa, al di là che possa essere stato dovuto a chissà cosa, chi se ne frega, da un punto di vista proprio esclusivamente di prezzo, diciamo, sembra essere un pullback un po' come quelli che si sono verificati negli ultimi mesi, no? Cioè, sì, e la barra è stata, la settimana è stata abbastanza rossa, ma se ci pensi, bene o male, addirittura potremmo anche vederne magari anche un'altra, se ci pensi anche rossa, prima di un ritorno. Però
secondo me, fin tanto che rimaniamo al di sopra, e non ti dico neanche dei 24.000, ma anche dei 23.000, io terrei questo come spazio. Secondo me è uno spazio buono per generare, anche nel caso in cui ci possano essere dei sell-off, io rimarrei comunque una view long su questo indice, sull'Italia, vista anche la rottura sopra. Ovvio che preferirei stare sopra i 24.000 in chiusura weekly almeno, però magari sai, uno spike oppure una barra come questa, che magari chiude una settimana qua e la recupera subito la settimana dopo, non è che darebbe, anzi ci darebbe ancora di più la conferma di un long. Quindi io sarei positivo. Sasha, dimmi anche tu, adesso andiamo a vedere anche i titoli comunque, però io sono decisamente positivo su questo indice, come anche su diversi titoli, tra cui tra l'altro abbiamo fatto anche dei video in passato, in queste settimane, e tra l'altro anche il ribasso che c'è stato questa settimana, se ci si pensa, alla fine sempre i ribassi sono riconducibili a qualche fatto, o magari si trovano dei fatti a cui ricondurli. Quindi effettivamente non ha una grandissima importanza. Sì, poi ricordiamo che venerdì scorso era il giorno delle quattro streghe, quindi scadenze tecniche trimestrali e mensili insieme, e a volte, quindi venerdì è stato poi una giornata parecchio short, eccola qui, venerdì scorso, e era proprio la scadenza tecnica importante, sì. Quindi magari un po' riconducibile a quello, un po' che doveva ossigenare lui, insomma ci stava, e il fatto che adesso comunque lui sia ritornato ben sopra i livelli di chiusura, adesso siamo circa lì, però siamo in un'impostazione, come puoi notare, molto interessante. Io però lo guarderei sempre in un'ottica un po' più di medio periodo, certo. E mi manterrei, ecco sì, i 24.000 ovviamente sono importantissimi, però mi manterrei un po' più ampio per evitare falsi minimi recuperati. Quindi secondo me rimaniamo sopra i 23.000, dico 22.700, 23.000 in chiusura weekly, secondo me siamo assolutamente su una tendenza da percorrere, da provare, anzi. Magari dopo vediamo anche se c'è la possibilità e come si potrebbe investire in maniera più safe su un mercato come l'indice italiano, no? Sì, che volevo aggiungere che appunto sull'indice e sulle azioni in generale bisogna sempre mantenere gli stop belli ampi, appunto perché capita che ci siano magari delle giornate o delle settimane fortemente ribassiste, quindi dobbiamo tutelarci da questo, e una causa può essere proprio il giorno delle tre streghe. E tra l'altro, Ardu, se ti ricordi, abbiamo fatto un video insieme sul giorno delle tre streghe in Economia per Tutti, quindi qua sul canale, poi consiglio a tutti di andarlo a vedere, perché insomma è interessante, spiega un pochino questa dinamica che alla fine abbiamo appena visto, tra l'altro. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma guarda, io poi ho preso qui il sito del Sole 24 Ore aggiornato perfettamente ad oggi, e quindi prendendo proprio la capitalizzazione in milioni di euro proprio odierna, diciamo, attuale, vediamo che i maggiori titoli con più alta capitalizzazione del MIB, quindi che hanno un peso più rilevante sui movimenti che ha l'indice italiano, ci sono Enel, Stellantis, Intesa, Eni, Ferrari, diciamo i primi 5. Possiamo andare a vedere magari i primi 3, 4, 16, dimmi tu, dove sì, magari l'impostazione tecnica, e magari anche se qualcuno è rimasto un po' più indietro, magari gli diamo un occhio un po' più preciso, no? Sì, sì, sono d'accordo, almeno vediamo un pochettino anche quali sono gli attori poi che muovono l'indice. Dai, io guarda, prendo le azioni italiane, vado su Enel come prima, vedo che Enel è la più alta come capitalizzazione al momento, la più pesata, quindi vediamo che tipo di dinamica ha Enel. Io starei sempre su un grafico settimanale, così è un'impostazione di medio ma non troppo di lungo, seppur comunque riusciamo a vedere bene tutto quello che è successo fino ad ora, e si nota come no, Enel è in un'impostazione tecnica, diciamo, bella, cioè è in una tendenza sicuramente bullish. Nell'ultimo periodo mi sembra di vedere un po' di calma, cioè ci potrebbe essere anche un rallentamento leggero, che questo è il primo supporto, e l'altro supporto tecnico è questo, quindi sì, sì. Area 75 e area 695, no? Assolutamente. E anche qui, in effetti, dobbiamo tenere d'occhio quelle aree, perché da quelle aree potrebbe essere, magari anche poi guardando i dati fondamentali, adesso poi dopo li guardiamo, può essere che ci siano poi presupposti per mettersi magari long su quei livelli, proprio con la giustificazione sia della price action che dell'analisi fondamentale.
Beh, allora, visto che ci siamo, andiamo a vederne uno per uno. Questo è già Enel, ti prendo Yahoo Finance, così ci abbiamo già i dati qua. Vado su statistiche. Sì, possiamo, possiamo andare su statistiche, però in realtà lì nel riepilogo abbiamo già il price earning. Yes, che a destra. Eccolo qui. Eccolo lì. Price earning, eccolo qui. 31,63. Ecco, 31,63 è un price earning che non è bassissimo, quindi cosa vuol dire? Abbiamo detto che a livello grafico potremmo avere una situazione di calma nelle prossime settimane. Calma vuol dire che magari il prezzo scende magari leggermente, magari raggiunge quei livelli che abbiamo appena citato. Se dovesse raggiungere quei livelli che abbiamo citato, è facile che price earning si abbassi. E price earning che si abbassa vuol dire che paghiamo meno la società. Pagare meno la società vuol dire che la società viene valutata meno rispetto ad adesso e quindi può essere un ottimo spunto per entrare long in quel caso. Molto bene, molto bene. Andiamo a vedere qualche altro titolo, Sasha? Stellantis? Sì, andiamo a vedere Stellantis, se siete d'accordo, perché insomma guardiamo un pochino come è messo, che è dato comunque è il secondo indice per capitalizzazione del FTSE MIB, quindi insomma ha una certa importanza. Bellissimo, impostatissimo questo qui tecnicamente. Tecnicamente. Vorrei far osservare anche come effettivamente i titoli più capitalizzati poi sono anche più tecnici. Sì, sono più, hanno anche più scambi, sai, quindi sono più, vediamo un po', sono più efficienti. Allora, vediamo un po' qua. Io non sono un esperto di azioni, come tu sai, Sasha, però mi sembra che a livello tecnico siamo comunque stati, siamo fermati bene su un livello di ex punto di resistenza tecnica. Qui abbiamo comunque una tendenza importante e se dovesse chiudere bene la settimana comunque potrebbe dare un'altra sparata su questo titolo qui. Allora, secondo me sì, può tranquillamente arrivare a livello successivo lì, perché in effetti il trend è deciso, lì ha rallentato un secondo e quindi può essere che arrivi la forza per raggiungere livelli più elevati, magari raggiungere i massimi che ha raggiunto precedentemente, può tranquillamente succedere, però può anche succedere che magari, come abbiamo detto anche per Enel, potrebbe adesso metterci un po' a ripartire, nel senso potrebbe, non dico ritracciare, però potrebbe magari lateralizzare per un pochino e poi fare il movimento. Sì, sì. Comunque, ecco, tanto per capire, diciamo che l'impostazione di Enel sembra un pochino più arretrata e magari ha bisogno di un... cioè può essere che rimanga ferma su un range, mentre magari Stellantis nel prossimo futuro, anche se dovesse un po' lateralizzare, ha una tendenza più forte. Questo è più che altro per poi pesarle sull'indice per vedere un po' quale potrebbe essere in effetti la situazione. Io ti prendo sempre di Stellantis anche i dati diciamo economici e dimmi tu qui se vuoi che vediamo qualcosa. Sì, guarderei sempre il price earning, perché il price earning è sempre un dato, ci dà tante informazioni, che è 7,31, giusto? 7,31, sì, eccolo qua. Perfetto, 7,31 è un price earning abbastanza basso, ovvio che poi dovremmo andarlo a confrontare con le concorrenti principali eccetera eccetera, però adesso guardandolo anche comunque singolarmente un price earning di 7 non è alto. Quindi questo significa che potenzialmente può salire potenzialmente ancora molto. Quindi diamo un bel input di, cioè è un titolo in effetti che sia tecnicamente che diciamo a livello di dato economico come price earning ha delle potenziali di crescita, insomma, sicuramente. Assolutamente sì. Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, qui guardiamo anche il mensile. Sì, sembra voler andare verso le zone almeno 19,80 a livello tecnico, cioè è molto facile, magari potrebbe avere, magari non subito, sapete che a livello tecnico i massimi precedenti spesso vengono presi, poi non vengono subito magari rotti, quindi può essere che non abbia subito la forza di romperlo, però stiamo parlando adesso che stiamo a 17 euro ad azione, insomma andare anche a 19,80 per noi che facciamo trading è un bel movimento, voglio dire, è interessante. Molto interessante, cioè, quindi bene. Andiamo a vedere anche allora il bancario per eccellenza italiano. Noi abbiamo fatto dei video su questo e so che comunque i trader italiani sono interessati. Sì, lo seguono assolutamente. Ed è Intesa. Quindi sì, Intesa, anche Intesa, che è un titolo, come dicevamo, assolutamente seguito dai trader italiani, ha un bel trend. Sono usciti i dividendi, tra l'altro, a metà maggio del titolo, se non erro. Sì.
è sicuramente una buona tendenza. Vedo però che a livello, sempre a livello di resistenze tecniche, siamo in effetti passati qua, e io l'avevo segnato ancora tempo fa questo livello, cioè l'area tra 2,36 e 2,45, comunque seppur la tendenza è a salire, perché c'è poco da dire, qui in effetti al momento il prezzo resiste proprio, no? A questa resistenza fa il suo dovere. Bisogna stare attenti lì, esatto, sì sì, bisogna stare attenti, però c'è anche da dire che se adesso magari noi stiamo un attimo calmi su questo titolo perché oggettivamente quello è un livello importante, ma se dovessimo avere della forza e dovessimo andare oltre quel livello con della forza e poi dovessimo avere un input magari anche tra 6 mesi per esempio su quel livello, potrebbe diventare interessantissimo, perché a quel punto poi il prezzo potrebbe esplodere. Ma infatti io segnerei anche questa zona qui, che nel passato recente era stata, eccola qua, qui aveva buttato sui prezzi, magari qui ha fatto così e magari può farlo ancora, no? Certo, e lì possiamo ragionare anche magari in ottica di più breve termine, diciamo, e poi solo una volta che abbiamo superato i livelli quelli più forti, allora lì ragionare poi anche per il lungo termine, giusto da entrare sempre per ottimizzare il timing, no? Sì, sì. Qui ho preso anche il, eccolo qui, eccolo qua, Paolo. Allora, price earning, se non leggo male, è 12,85, giusto? No, 12,05, guarda, te lo apro. Ok, perfetto. 12,05. Perfetto, 12,05, allora, è un price earning comunque abbastanza interessante. Ovvio che, come ho detto prima, dovremmo andare a vedere poi i price earning delle concorrenti principali, delle altre aziende, delle altre banche, però comunque è interessante perché 12 non è un price earning particolarmente alto, potrebbe anche salire. Però c'è da dire una cosa sulle banche, cioè che le banche spesso sono società che vanno bene per quegli investitori che vogliono dei dividendi, e meno per quegli investitori che vogliono capital gain nel tempo. Ovvio che poi capital gain possono darlo se salgono, se sono ben amministrate e tutto, però tendenzialmente sono società prese di mira da chi vuole i dividendi. Ho capito. E poi ho capito. Se sei d'accordo, Ardu, andrei a vedere un attimo i debiti anche di Intesa San Paolo, giusto a farci un'idea. Ecco, in bilancio dovrebbe esserci debiti totali. Eccolo qua. Perfetto. 291,98 miliardi. Ok, quindi 291 miliardi. E adesso se torni in riepilogo invece vediamo i ricavi. Ma sono miliardi questi? Sì, sì. Beh, e poi... e poi cos'è che andato a vedere, scusami? I ricavi, se torni nel riepilogo. Praticamente se tu metti il mouse sul 2020 praticamente, esce il valore dei ricavi e degli utili. I ricavi, riesci mica a dirmi quanto sono? I ricavi sono 14,3 billion, quindi miliardi. Ecco qua, quindi quello che volevo farvi notare è come debiti 240 miliardi, ricavi 14 miliardi. Quindi questo può essere segnale che nel lungo termine questa società più di tanto non crescerà. Nel senso, è una cosa a cui prestare attenzione. Ah sì. Quindi io in questi casi cosa consiglio di fare? Ovviamente premettendo che non sono un consulente finanziario eccetera eccetera, però quello che secondo me è da fare in questi casi è valutare il breve termine, quindi quei movimenti come dicevamo prima, e eventualmente spostarsi su società più solide da quel punto di vista, perché i debiti sono un po' un rischio. Al contempo possiamo però fare un ragionamento di dividendi, nel senso investire per i dividendi, però ovviamente qua dipende dalla tipologia dell'investitore, tipo a me non interessano i dividendi per esempio. Allora, andiamo a vedere poi Eni, vorrei prendere anche Eni così vediamo un po' che tipo di struttura ha anche Eni a livello tecnico. Ah, allora guarda, Eni ha fatto una bella base qui, eh? Arriviamo alla tendenza ribassista importante di medio-lungo termine, ma se guardiamo nel breve, quindi gli ultimi mesi, qui abbiamo fatto un bel minimo con falsa rottura, rientro, base, ha bucato completamente questa zona che è l'area 9,60 e adesso siamo praticamente su questa congestione e potrebbe riportare i prezzi su. Quindi Eni ha sicuramente un po' come Stellantis un'impostazione che può generare un movimento, mentre magari Intesa Enel, magari sono un po' più, seppur Intesa ha comunque uno spunto rialzista possibile, sono però un po' più, li vediamo un po' più cauti, queste due qui, Eni e Stellantis, devo dire che hanno tecnicamente, sto parlando, un'impostazione che è... Sì, tra l'altro, se non sbaglio, adesso stiamo consolidando sopra i massimi quelli precedenti, nettamente sopra, e li abbiamo anche ritestati. E adesso cioè c'è un sacco di spazio prima di arrivare ai livelli importanti successivi.
c'è un sacco di spazio. Sì, 12,56 ti dico. Quindi interessantissimo. Ah sì. Sì. Possiamo guardare un secondo magari il price earning, così vediamo un pochino se potrebbe essere sottovalutata anche da quel punto di vista. Non c'è. Non c'è. Ah, perché probabilmente ha chiuso in perdita l'anno scorso, allora. Ah, ho capito. Sì, sì. C'è in teoria un altro parametro per quando le aziende chiudono in perdita, che è il price earning però delle aziende in perdita. Il problema è che adesso qua non l'abbiamo, ma comunque è poco male, nel senso che ci accontentiamo, diciamo, tra virgolette, di guardare i debiti. I debiti che sono 32,29 billion. Ok, quindi già, insomma, una cifra comunque considerevole, ma prendiamo un attimo quei ricavi. E se andiamo a vedere qui... Eccoli, ecco. Infatti in perdita. Sì, sì. 70,89 billion ricavi. Quindi qui abbiamo ricavi. È vero che abbiamo avuto una perdita l'anno scorso, ma in realtà la perdita è dovuta alla pandemia, nel senso che è super correlata con l'andamento economico dei paesi. Tuttavia, nonostante la pandemia, abbiamo nel 2020 ricavi nettamente superiori ai debiti. Eccolo qua, guarda. Ho messo il trimestrale qui. Eccolo qui. Il primo trimestre 2021 è questo. Vedi. Eccolo qui, ecco, vedete che qua è utile, sì sì. E, e guardate i ricavi anche come crescono, tra l'altro, guardate come crescono i ricavi nel tempo. E quindi dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che questa è una di quelle società italiane che a livello di debiti sta bene, perché ha debiti relativamente bassi rispetto ai ricavi. A livello di price action è bellissima, perché abbiamo questo consolidamento sopra i livelli importanti, abbiamo un sacco di spazio. Quindi secondo me questo è un ottimo titolo, e anche in funzione del suo andamento in confronto al FTSE MIB potrebbe essere che nel tempo vada su. Adesso andiamo a vederla, guarda, prendiamo subito l'indice italiano. Allora facciamo così, indici azionari, prendiamo l'indice italiano, poi gli prendiamo i nostri classici Italian Stocks e gli mettiamo, a parte che qua non serve, proviamo a confrontarle, che dici, con Enel, Eni, gli mettiamo Intesa e Stellantis. Sono già pronte qui. Perfetto. Se non sbaglio, no, ho messo due Eni, quindi devo fare in modo diverso qui e Stellantis. Allora, aspetta che tiro via qua, Eni doppia. Eccola qui, abbiamo Italia, Eni, Intesa, Enel e Stellantis. Faccio così, vado a prendere l'indice italiano, lo metto anche qui con la linea, e questa è un po' nel breve la situazione, no? Quindi abbiamo, qua lo vedete, c'è anche scritto, Enel è questa qui, lo prendo in grande, eccolo qua. Questa è Enel, che è quella che, avevi ragione, sì, è quella che al momento è rimasta un po' più indietro, se lo guardiamo proprio nel movimento, rispetto a... alle altre. All'indice, che comunque è quello blu, questo qui, che è qui, e poi abbiamo una sovra, diciamo, performance, chiamiamo così, proprio nel breve, di Eni, che è sopra di tutte, poi abbiamo Stellantis, che è messa bene, e un pochino di ribasso, vedi, su Intesa. Ecco, quello che quindi volevo dire è che qui abbiamo società che effettivamente sia Eni che Enel in realtà sono interessanti. Eni dal punto di vista di price action è nettamente migliore, perché è veramente interessante, l'abbiamo appena visto. Enel è interessante invece per il management e per la ripresa che può avere anche grazie al rilancio dell'economia, ma anche Eni in realtà. E quindi secondo me queste sono cose molto, molto interessanti, più di società che magari invece hanno degli indebitamenti enormi, perché sia Eni che Enel hanno debiti comunque contenuti. La cosa interessante comunque è quello che notiamo, che al di là che qualcuno è rimasto un po' più dietro, è normale. Quello che mi viene da dire è che c'è comunque una tendenza rialzista su tutte, c'è una situazione positiva su tutte, anche rispetto all'indice, no? Quindi queste che sono ben pesate, ci potremmo mettere anche, e facciamo proprio una rapidissima questa volta, ma proprio rapida, view del titolo Ferrari, che così vediamo anche l'ultimo, il quinto, per capitalizzazione, che è Race, eccolo qui. Ci prendiamo anche l'ultimo... Per essere anche qui abbiamo fatto dei video in passato anche di Ferrari, tra l'altro. Certo, quindi aggiornando un po' per vedere un po' la price action, si nota che comunque la tendenza è ancora assolutamente bullish nel medio periodo, che nel breve anche qui potremmo vedere un ribasso, no? Potrebbe esserci un ulteriore ritracciamento, cioè per dire non sono i punti migliori ma dove si può comprare almeno al momento, questo è quello che penso,
però sicuramente guardandolo sempre in ottica un po' più di ampio respiro, questo è il grafico mensile, anche se ci dovesse essere qualche ritracciamento più intenso, stiamo sempre in una tendenza che direi è assolutamente bullish, cioè è una tendenza forte. Io prendo anche a livello di analisi tecnica tradizionale, prendo, no, una l'area dinamica che ha preso prendo proprio questi due minimi, eccoli qua, questi due minimi che vanno a riprendersi questo, guarda come lo spazio che c'è a livello tecnico è stato perfetto, quindi ha fatto così, poi ha fatto così, adesso ci sta che possa fare anche così per poi ripartire, no? Quindi al momento tecnicamente il trend di Ferrari è una tendenza che se nel brevissimo potrebbe comunque avere ancora della debolezza, comunque voglio dire stiamo alla grande anche nel caso in cui dovessimo ritestare i 150 euro ad azione, sì, è ancora assolutamente, no? Quindi in realtà, scusami Ardu, in realtà ci verrebbe bene se si indebolisse leggermente adesso, perché cioè ossigenando darebbe anche respiro al price earning che è abbastanza elevato su Ferrari. Tuttavia comunque quello che volevo dire su Ferrari è che è una società solida, è un'ottima società, solitamente hanno sempre preso anche decisioni manageriali intelligenti, e tra l'altro lanceranno anche, non so se lo sai Ardu, Fuoristrada nei prossimi anni. L'avevo letto. E c'è quindi un questo altino, molto altino, 48 di price earning. È altino, sì, infatti per quello dicevo che secondo me è un po' alto per adesso, quindi come dicevi tu, se dovesse esserci un indebolimento in realtà a noi verrebbe bene come cosa. E tra l'altro quello che volevo dire è che allo stato attuale Ferrari secondo me è difficile che abbia delle impennate enormi del prezzo, ma con il fatto che nascerà il Fuoristrada aumenterà probabilmente le vendite, quindi aumenterà la sua quota di mercato, aumentando la quota di mercato aumenta la redditività e quindi aumenta anche il valore. Sì, bisogna trovare solo una buona price action magari per se si vuole investire direttamente sul titolo per andarci dentro, ma io sono un cultore dei titoli, chiamiamoli così, degli asset liquidi, a me piacciono quando sono molto liquidi. Un modo per investire su questi titoli indirettamente, diciamo, può essere l'indice italiano, per esempio. Infatti, quello che io solitamente io cerco di lavorare sugli aggregati, no? Cioè sulle valute, sulle principali, quindi quelle che sono più liquide, sull'oro, no? Su per esempio indici come il DAX, lo Standard & Poor's, o per esempio in questo momento l'indice italiano potrebbe diventare, insomma, un buon deal, guardandolo sempre. Non dico da qui a 3 anni, quindi a livello di cassettista, quindi di investimento di lungo termine, ma da trader di breve medio periodo, quindi con un investimento di qualche settimana, qualche mese al massimo, potrebbe essere interessante magari invece di valutare il singolo titolo, quindi siamo più, come dire, siamo più sicuri, diciamo. Invece sì. Abbiamo appunto uno spettro un po' più ampio, quindi anche se per esempio, non so, Enel dovesse non aumentare di valore, ma magari lo fanno le altre, è facile che comunque il MIB tenda a salire, ecco, questo sì, è... perché comunque bisogna considerare che l'indice è fatto comunque di decine di titoli, e come d'altronde anche gli altri indici europei, l'indice americano, eccetera, quindi comunque non tutte le società dell'indice magari vanno bene in un determinato periodo, ma l'indice magari invece sì. Sì, un ma infatti come... noi, Sasha, abbiamo preso proprio i primi 5, proprio perché essendo esatto. Più alta capitalizzazione, magari sono un po' più, incidono un po' di più, ecco, nei movimenti del MIB, però sì, di 40 azioni, e quindi comunque, in effetti, sì, questo è. Sì, però, tra l'altro consiglio, dato che mi è venuto in mente, che abbiamo fatto sempre qui sul canale un video dove si spiega proprio come funziona FTSE MIB, come funziona il DAX, e lì si spiega proprio tutto il discorso di quanto incide la variazione di un titolo sul totale, perché ci sono proprio dei meccanismi per far sì che comunque anche i titoli che incidono di più non devono incidere più di un tot, e quindi incidono di più, quindi dobbiamo tenerne conto, però è interessante andare a vedere come, quindi vi consiglio di andarlo a vedere qui sul... Questo è In Borsa con Sasha, la rubrica. Grande, sì, nelle playlist. No, per concludere, così poi ci salutiamo, visto che comunque abbiamo fatto un bel resoconto di quello che può essere anche un investimento di trading di breve e medio termine sul MIB. A me piacerebbe vedere anche con te rapidamente, perché io ben sai che utilizzo i certificati Turbo 24, possono essere un buon modo per investire su un aggregato come questo azionario, quindi prendendo non un singolo titolo ma
il nostro indice, che abbiamo visto può in effetti avere dei margini di crescita sia a livello tecnico suo, ma anche vedendo poi i principali nel paniere, i principali titoli, come sono pesati e come sono strutturati a livello sia tecnico che fondamentale, potrebbe essere un buon investimento. E siccome questo tipo di strumento ha nel suo praticamente un grande potere, che si investe X e non si può perdere più di X, quindi quando uno decide non ci possono essere gap, ecco, che ti possono far perdere più di quello che hai investito o cose di questo tipo, che sappiamo che nella borsa, sai, nei mercati finanziari possono succedere queste cose, purtroppo. Mentre la cosa bella di questo strumento è che tu investi X e al massimo, se proprio ti va male, perderai questo X. Quindi fatto 100 il guadagno, scusa, l'investimento che uno fa, può guadagnare 100, 200, quello che è, ma al massimo andrà a zero questo investimento, e quindi voleva dire che andando a zero si sarà perso, ma non si può andare a perdere di più. Quindi volevo vederlo con te in ottica di medio periodo, tenendoci comunque ampi, andando a vedere quali potrebbero essere i knockout più interessanti, quindi i livelli dove la posizione andrebbe a chiudersi. Io qua ne noto parecchi con una leva non troppo alta, ma comunque interessante. Per esempio, mi viene da dire, investire sul MIB tenendosi comunque con un qualcosa di ampio, guarda qua, questo livello qua dei 23.000, che ha una leva comunque non troppo alta e non troppo bassa, 12. E se uno per esempio dice, ma io qui mi piace, vorrei investire anche i livelli attuali o su livelli più bassi o più alti, non so, 500 euro, ecco che si può andare per esempio, guarda, a mettere 10, 15, 13, 20, 24, 24, guarda, con 24 certificati turbo c'è un investimento di 503 euro, che può essere massimo 508, perché loro si tengono anche il fatto che magari il mercato possa colpirti il knockout e quindi magari puoi avere un po' di costo, comunque insomma di circa 500 euro. Quindi cosa significa? Che io dico, bene, ho fatto questa analisi, ho questa idea, noi lo utilizziamo molto questo, io lo utilizzo molto ormai questo tipo di strumento, più del CFD. Tra l'altro vorrei aggiungere che anche in realtà quando utilizziamo i CFD comunque sia, usiamo, grazie a te Ardu, un po' questo approccio comunque, senso degli stop molto larghi, quindi... Però vedi, il CFD per esempio, in questo caso per esempio questo è un certificato che è quotato a una borsa, quindi è uno strumento assolutamente trasparente dove tu hai anche un book di negoziazione, quindi puoi vedere la profondità di mercato e non puoi mai perdere più di quello che... quindi sul CFD bisogna comunque inserire uno stop garantito nel caso, e soprattutto è che trova tu un CFD che ti dà la possibilità di investire sul MIB con un knockout così basso, quindi con un paracadute così basso, e investire solo 500 euro. Il qua la cosa bella è che con 24 certificati, 0,24 euro per punto di indice, quindi 24 centesimi a punto, uno può fare anche un piccolo investimento dove dice, vabbè, punto su questi 500 euro sul fatto che l'indice crescerà, credo in queste situazioni, in questa analisi che abbiamo fatto, è interessante, si può pensare, noi stessi nel Platino, io stesso sto valutando se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari valutare un'entrata sull'indice italiano, perché in effetti, seppur io trado principalmente il Forex, in questo caso, a mio avviso, può essere interessante farsi un trade, anche perché poi gli obiettivi possono essere abbastanza interessanti. Il primo obiettivo tecnico del MIB potrebbe essere proprio la zona questa qui, che passa per 27.000, quindi insomma, se si riesce a comprare intorno ai 25.000, 25.100, 24.900, con un paracadute che ci mantiene, vedete, alla fine ben spazio, anche nel caso in cui l'indice possa fare un ulteriore ribasso, anche facendo una falsa rottura di queste aree, ci manterrebbe comunque a galla, ci manterrebbe dentro l'investimento, però poi sotto di là, probabilmente, insomma, tra i 23.000 e un po' sotto, io, ecco lì, si può appunto utilizzare questo knockout. In realtà poi si può anche decidere, guardate, di andare per esempio ad avere un knockout anche leggermente più giù, a 22.870, se uno che decide. Forse è leggermente meglio appunto per quella dinamica che hai fatto vedere tu, che così abbiamo un po' più di spazio, tanto nel senso possiamo ragionare nel frattempo. Assolutamente, poi qui ovviamente si mette sempre, magari se ne mettono un po' meno, 23, eccolo qua, 22, guarda, con 22 certificati si mette un po' meno di size per punto, 22 centesimi, 25, 24, e si ha lo stesso investimento con questo. Quindi super, così abbiamo dato anche un punto operativo, perché non è vero che operare in borsa sia troppo rischioso, cioè se si conoscono le cose, si ha consapevolezza di quello che si fa, si ha un'analisi e ci si crede, ci sono gli strumenti come per esempio questo, ce ne sono altri, che ci permettono di investire in modo safe,
sapendo quanto si perde fino all'inizio, al massimo, se non abbiamo avuto ragione, sapendo che si può addirittura chiudere la posizione anche prima, non è che dobbiamo stare dentro per forza fino alla perdita totale del capitale investito, no? È assolutamente vero. Interessantissimo. Tra l'altro, Ardu, bello, vero, vedere l'indice italiano così forte in questo periodo. Sì, alla grande. Era un po' che non si vedeva, Comunque, siamo italiani, quindi... Assolutamente. Anzi, sono anche gli europei in questo periodo, quindi... sono ancora più italiani in questo periodo. alla grande. Va bene, Sasha, io direi che secondo me abbiamo dato dei bei spunti su quella che riguarda l'Italia in generale, l'azionario italiano e l'Italia. Noi ovviamente chiediamo a tutti quanti quelli che stanno vedendo il video, che lo vedranno, di commentare, magari di cercare di creare un po' di, no, di così, qualche anche dialogo. Creare qualche conclusione di dialogo attraverso i commenti. Noi sapete che vi rispondiamo, addirittura vi chiediamo se vorrete fare altre di queste tipologie di analisi, magari andare a vedere un po' di cose di questo tipo, noi siamo qua, insomma, e anzi, se anche il fatto di dare magari qualche spunto più operativo alla fine, se c'è la possibilità di darlo, in questo caso c'era, perché in effetti lo strumento, cioè l'asset Italia è in effetti interessante in questo momento, quindi c'era. Poi magari non sarà sempre così. Comunque io ringrazio tutti, Sasha, no? Ringraziamo tutti. Grazie a tutti, sì, di averci seguito. E comunque sì, nei commenti magari parliamo un po' della situazione, se qualcuno magari ha qualche posizione aperta magari sull'indice o su qualcuna delle società di cui abbiamo parlato o tutte cose di questo tipo, magari ne parliamo un po', vediamo com'è la situazione e poi magari davvero se qualcuno interessa e se questo video, se questa tipologia di video vi piace, possiamo anche fare magari un video simile, cosa ne dici Ardu, sull'S&P 500 per esempio, sul Nasdaq, sul DAX? Possiamo vedere, sì, possiamo vedere altri titoli anche statunitensi che sono sicuramente formidabili, ci sono alcuni titoli bellissimi, l'indice americano S&P 500 noi lo seguiamo giornalmente, insomma, quindi è un qualcosa che conosciamo, assolutamente sì. Ed è spesso interessante, spesso dà delle belle price action tra l'altro. Assolutamente. Va bene, Sasha, io saluto tutti e ci vediamo alla prossima, allora. Ciao a tutti, Sasha. Alla prossima, grazie mille, Ardu. Ciao.